Buongiorno, oggi vi presenterò il Contender. Questa barca è un singolo coltrapezzo progettata nel 1967 da Bob Miller, un australiano, lo stesso progettista che si è occupato anche della realizzazione di Australia 2. Questa barca dal 1967 ad oggi ha subito un'evoluzione sia nei materiali, sia nelle regolazioni, sia nella tecnica di conduzione. Oggi cercheremo di affrontare tutti questi aspetti a partire dall'armamento della barca. Affronteremo a partire dalla prua fino ad arrivare alla poppa, dall'albero fino alle appendici, che cosa, secondo me, è meglio scegliere per armare questa barca e per renderla competitiva. Piede dell'albero e relativa ferramenta di coperta. In quest'area della barca vengono rinviate quasi tutte le manovre. A prua abbiamo un elastico che tiene in tensione la drizza della randa, che è molto fine per avere il minimo attrito. Poi c'è un elastico, in questo momento inutilizzato, che serve per tenere fissa a piede d'albero tutta la drizza quando la randa è issata. I rinvii di Cunningham, Base e Vang sono agganciati a una piastra di acciaio che è fissata sotto alla rotaia del piede dell'albero. Questo sistema vi permetterà di non bucare la coperta della barca e evitare eventuali infiltrazioni. Il piede dell'albero non deve avere alcun gioco né laterale né longitudinale. Inoltre, visto che questa barca presenta un albero particolarmente abbattuto, è possibile che sia necessario inserire nella parte prodiera del piede una piccola zeppa in modo tale che l'appoggio sia completo. Eccoci alle principali regolazioni: Vang, Base e Cunningham. Partiamo dal Vang. Vi consiglio un Vang a leva, come questo sistema, ma è importante che la leva, come insegna Giovanni, abbia un rapporto 3-1, perché è la miglior ottimizzazione possibile degli spazi che voi avete a bordo. Per quanto riguarda la demultiplica, vi consiglio di avere un bozzello rinviato a piede dell'albero e un bozzello doppio che lavora sulla leva. Questo sistema dovrebbe essere sufficiente per permettervi di mettere in tensione il Vang anche con vento forte. Ma questo piccolo numero di bozzelli vi garantisce di avere poca scotta a bordo. La base ha un rinvio che permette di sdoppiare la regolazione a dritta e a sinistra della barca, ma all'interno del boma è presente una seconda demultiplica. Il Cunningham presenterà una demultiplica attorno alla randa e una seconda demultiplica per sdoppiare sui due differenti lati della barca la regolazione. La disposizione degli strozzatori è fatta in modo tale che l'orientamento sia preciso con l'angolo di uscita dall'albero. Quindi vedrete che non sono tutti paralleli. Prestare particolarmente attenzione ad avere una guida a prua dello strozzatore, perché senza di questa sarà molto difficile riuscire a strozzare la regolazione quando vi trovate a trapezio. Ugualmente è importante avere una mascherina a poppa dello strozzatore in modo tale che quando sarete a trapezio, più a prua o più a poppa della barca,
sia sempre possibile posizionare la scotta nello strozzatoio. Come attaccare la leva del Vang al boma? Trattandosi di un boma in carbonio, meno buchi si praticano, meglio è. Io ho scelto di optare per questo sistema composto da una cima piombata alle estremità. In questo modo è possibile scaricare tutta la tensione che si verrebbe a caricare nel punto di attacco del boma attorno al boma fino ad arrivare a un occhiello fissato con un solo rivetto di acciaio al boma, e questo solo rivetto tiene anche il paranco della scotta. Questo sistema è molto sicuro, e se il rivetto è fissato correttamente non presenta controindicazioni. È però molto importante usare una scotta di ottima qualità e quindi con un bassissimo allungamento. Scendiamo al paranco della randa con un sistema 3-1. Questo sistema ha il grande vantaggio di utilizzare poca scotta, alla controindicazione di avere una scotta molto dura da cazzare con vento forte. La torretta, come potete vedere, il bozzello non è fissato sul perno centrale della torretta stessa, ma tramite una landina viene portato a prua. Questo sistema permette alla torretta di orientarsi sempre sopravvento rispetto al boma, che sarà sempre sottovento, e quindi vi facilita le operazioni di regolazione durante la navigazione. È però presente anche un elastico che passa sopra la torretta e si aggancia ad entrambi i lati della scassa di deriva. Questo elastico permette alla torretta di girarsi più facilmente in virata. Parlando invece dell'archetto, quasi la totalità dei velisti in contender predilige un archetto sul quale possa scorrere un bozzello come questo. In aggiunta vi consiglio di, se vi è possibile, rendere il vostro archetto veramente regolabile. Quindi vi consiglio di avere uno strozzatore che vi permetta di scegliere un archetto più lungo per le condizioni di vento leggero, o un archetto progressivamente più corto per le condizioni di vento teso. La realizzazione di un sistema del genere è molto semplice. La cosa importante è che sotto coperta sia presente lo spessore di legno sufficiente a fissare. Antisdrucciolo, quella superficie che vi permette di rimanere attaccati alla barca mentre siete a trapezio. Vediamo alcuni accorgimenti. Questo ritaglio sullo specchio di poppa, che quindi avvolge lo spigolo, vi permetterà di condurre la barca in sicurezza e stabilmente anche con vento molto teso. Idea di Giovanni. Vi consiglio di coprire tutto lo specchio di poppa con l'antisdrucciolo, perché quando si naviga al lasco è possibile spostarsi ovunque. La vostra barca diventa quasi una tavola da surf.
Questa superficie non si tocca quasi mai con i piedi, ma le poche volte in cui è necessario col tallone aggrapparsi, probabilmente vi salveranno da una scuffia se riuscite ad avere un buon attrito su questa faccia del pozzetto. Con poco vento potrebbe esservi utile non scivolare con i piedi sulla scassa di deriva, proprio perché potreste avere le punte dei piedi appoggiate lì. Quando invece navigate a trapezio, magari alti col paranco, non è detto che i vostri piedi siano appoggiati solo sullo spigolo del bottazzo, ma è possibile che le vostre punte dei piedi siano anche più interne sullo scafo. Quindi vi consiglio di coprire tutta la superficie della coperta in quest'area, in modo tale che voi possiate spostare i vostri piedi senza mai perdere di stabilità. L'area di prua a prua dell'archetto serve quando si naviga in andatura di poppa ed è la zona dove il progrip, cioè l'antisdrucciolo, ha meno utilità. Eccoci alla superficie dello scafo. La barca deve essere il più liscia e lucidata possibile. Personalmente, dovendo trattare una superficie verniciata, prima l'ho ripetutamente carteggiata con le carte vetrate ad acqua e poi lucidata in un secondo momento. Veniamo ora alle appendici. Anche le appendici devono essere perfettamente lisce, con i profili di entrata, d'uscita e la base integri. Le appendici vanno tutte lucidate e mantenute sempre il più possibile protette dagli urti. Per la regolazione della deriva io procedo come segue. Finché sono seduto in barca o prima di iniziare ad andare a trapezio disteso, faccio in modo tale che il profilo d'uscita della deriva sia perpendicolare al fondo dello scafo. Poi, quando inizio a navigare bene steso a trapezio, quindi fino a quando poi riesco a tenere la barca al massimo della potenza, quindi prima di dover aprire randa, porto la deriva in una nuova posizione, una posizione in cui il lato inferiore della deriva sta parallelo al flusso, in modo tale che posso portare indietro il centro di deriva e ridurre al minimo l'attrito che la deriva fa nell'avanzare in acqua. Quando invece ho necessità di depotenziare la barca e ridurre anche la superficie bagnata, allora alzo ulteriormente la deriva in modo tale da vedere dall'altra parte della barca il profilo di uscita comparire al di fuori della scassa di deriva stessa. Per quanto riguarda le lamelle, la mia scelta è stata quella di averle intere, cioè lunghe tanto quanto lunga la scassa di deriva, nonostante io utilizzi il tappo per chiudere la parte posteriore della scassa, perché solo in questo modo è possibile
permettere alle lamelle di richiudersi a poppa della deriva. Nel caso vengano scelte quelle corte, si rischia di avere la coda delle lamelle sempre aperta, e questo a livello di turbolenza non è particolarmente efficace. Al timone va riservato lo stesso identico trattamento della deriva, cioè va sempre custodito coperto e protetto dagli urti. I profili devono essere tutti integri e il mio consiglio è che voi, se vi è possibile, scegliate un timone a pala fissa e con la superficie immersa minima di stazza, quindi con il minimo pescaggio e la minima superficie. Prendiamo lo specchio di poppa. Vi consiglio di chiudere gli ombrinali con una lamina che eviti alle onde provenienti da poppa di entrare e arrivare fino al pozzetto. Per quanto riguarda gli agugliotti e le femminelle, vi consiglio di fissarle con delle viti autofilettanti di diametro opportuno, fissando gli agugliotti su un supporto che funzioni da distanziatore, ma questo supporto, se la vostra barca è di legno, è consigliabile che sia di legno anch'esso e sia incollato allo specchio di poppa. In questo modo le viti potranno far presa immediatamente da dopo l'agugliotto di alluminio. Se voi utilizzate spessori di materiale diverso, questo causerà un sovraccarico della vite stessa. Se volete essere sicuri che il vostro timone non scappi dalla posizione in cui è imperniato, la versione più semplice e più sicura è avere una classica lamina di metallo elastico, in modo tale che sia possibile avere il timone ben fissato in navigazione, ma facile da rimuovere quando necessario. Al trapezio. Questo trapezio ha un sistema con il tack stick, ovvero il bastoncino per la virata. Questo sistema pare sia stato inventato dagli australiani. Personalmente ho preso spunto da Marcus Hamilton, ed è composto da un anello che è possibile acquistare ma va modificato perché possa essere fissato a questo tubo, un dischetto che serve da impugnatura e poi sopra un paranco. Questo sistema permette di uscire a trapezio senza agganciarsi appena dopo la virata. Se saliamo troviamo il paranco, che funziona in un modo originale rispetto ad altre classi.